Da una parte le ragioni del cuore, dall'altra quelle della scienza. Il terreno di scontro è segnato dal più terribile degli eventi, la morte di un neonato. Nel caso specifico di una bimba nata il 14 dicembre all'ospedale di Nocera Inferiore, la sua storia, da clinica che era, è divenuta giudiziaria. Il papà, un 33enne di Castel San Giorgio, ha presentato infatti ai carabinieri una querela contro il personale della terapia intensiva neonatale. Ritiene che ci sia stata negligenza nell'affrontare la patologia che ha portato la sua figlioletta alla morte il giorno di Capodanno. La piccola, nata dopo poco più di 34 settimane di gravidanza della mamma, era stata dimessa una volta superato il periodo di osservazione. Era stata riportata in Viale San Francesco dopo un paio di giorni perché pare avesse dei problemi di alimentazione. Visitata, era stata rimandata a casa, risultando, conferma il primario della TIN francese, tutti i parametri nella norma. Poi, a ridosso di Natale, la nuova corsa in ospedale, la constatazione da parte dei sanitari che tutti i valori erano assolutamente ed irrimediabilmente fuori dalla norma. Tra le altre cose, ferro accumulato in quantità enormi in tutti gli organi di quel corpicino. Immediato l'interessamento finanche del Bambin Gesù di Roma, ma la piccina, nonostante tutti gli sforzi, non ce l'ha fatta. Ora tutti cercano la verità. I genitori disperati, i medici costernati di fronte a uno di quegli eventi che, pur eccezionali, rientrano comunque nella casistica. L'abbiamo tenuta in osservazione perché è nata 34 settimane più 3 giorni, un'osservazione clinica caratterizzata da un decorso perfettamente fisiologico. È stata dimessa in incremento ponderale, stava in culletta, stabile da un punto di vista termico e da un punto di vista clinico, ed è poi ritornata dopo il 25, mi pare, per questo problema acuto che ha avuto, perché è stato sicuramente un problema acuto, in quanto si è innescato un meccanismo di coagulazione intravascolare disseminata che porta ad un'alterazione della coagulazione del sangue. Ma nel caso specifico questo evento è un evento terminale di un processo che è diverso, e che in questo caso specifico il nostro sospetto è quello di una emocromatosi, cioè una malattia particolarmente delicata che si instaura acutamente. Infatti noi abbiamo fatto pure dei test che abbiamo mandato fuori, li abbiamo mandati al Bambin Gesù per poter fare una diagnosi differenziale tra questo tipo di malattia e un'altra che è una istiocitosi altrettanto grave, sempre per poter dare un contributo ai familiari per future gravidanze e per poterli aiutare in questo senso. Però poi è successo l'evento finale e in questo momento siamo bloccati perché non abbiamo potuto fare più niente. Noi chiaramente non possiamo non esprimere il massimo della vicinanza con il dolore che ha colpito i genitori di questo piccolo paziente. Nel contempo mi sento di rassicurare non solo nello specifico i genitori, ma tutte le persone le quali si avvalgono dei sacrifici, della valenza, della bravura, dei colleghi che ogni giorno lavorano con tanto merito all'interno della TIN, che questo reparto rappresenta non solo per la nostra ASL, ma rappresenta per il Centro Meridione un punto di riferimento. Ritengo che, in base a delle letture che non molto di recente ho fatto, la TIN di questo ospedale abbia un indice di mortalità il quale chiaramente si stabilisce tra quelli che siano più bassi del centro meridionale.